una Savona virtuosa che ha potuto lavorare bene in sinergia con tutte queste realtà importantissime per la nostra città, e così abbiamo ricevuto queste tre meravigliose panchine, fra l'altro comodissime, panchine realizzate riciclando ognuna 4.300 lattine per bevande in alluminio, e che sono state raccolte dai croceristi, dai cittadini, e adesso abbiamo quindi uno scorcio bellissimo di Savona per i croceristi, per i turisti, ma anche per i savonesi, che si può apprezzare e gustare stando seduti sulle panchine. Credo che un progetto così bello che si sia concluso in questo modo concreto e interessante sia da portare avanti. Non deve finire qua, ma può essere ripetuto negli anni. Voglio essere un po' ironici, quindi adesso chiederà ATA di impegnarsi maggiormente sulla differenziata delle lattine, così potrà avere panchine a costo zero per la città. Io più che chiedere ad ATA chiedo ai cittadini savonesi, tutti noi ci dobbiamo impegnare sulla differenziata, tutti noi dobbiamo pensare che quando gettiamo un rifiuto nel cassonetto sbagliato, o peggio ancora lo gettiamo per terra, facciamo danno a tutti noi. Dobbiamo ricordarci, noi cittadini savonesi, che la res publica non è la res nullius, è di tutti noi.